Buon pomeriggio e benvenuti alle nostre breaking news. Parliamo di politica a Sansepolcro. Dopo il vertice di maggioranza è chiara la composizione della squadra che governerà Sansepolcro nei prossimi 5 anni. Perché nella squadra di governo a Sansepolcro entra un componente dell'area moderata riformista. Di fatto il sindaco Innocenti lo aveva fatto comprendere già da alcuni giorni. La visita oggi delle assessore regionali Stefania Saccardi e Monia Monni in Valdichiana. Argomento principale difesa del suolo e irrigazione. Obiettivo puntato sulla Valdichiana Aretina e anche su quella senese. Le 3 tappe di questo percorso sono Castiglion Fiorentino, Cortona e Sinalunga. Saccardi e Monni, d'intesa con il consorzio di bonifica, hanno compiuto quindi una visita sul territorio, hanno messo in evidenza quelle che sono in fondo le principali necessità, difesa del suolo e irrigazione, difendere il suolo e garantire al territorio l'acqua necessaria per garantire la coltivazione e le colture agricole prevalenti nella zona, nel comprensorio. Comunicazione dell'INPS sulla liquidazione dell'assegno di invalidità. È un problema questo di stretta attualità. Fa venire cattivi pensieri, in fondo a sindacati e associazioni. La CGIL apre il fronte invalidità, e si dice disponibile ad assecondare le esigenze di coloro che si vedono coinvolti in questa particolare situazione. Queste erano le nostre breaking news.